Lady Gaga, annullato anche il concerto a Milano. Un grande dolore che parte da Lady Gaga e si diffonde tra l'enorme popolo che la ama, la pop star deve annullare il concerto di Milano del 26 settembre e, con esso, tutto il tour europeo, che spera di poter riprendere in piena salute a partire dal prossimo anno. Il motivo? La fibromialgia, che non le dà tregua. Lady Gaga deve fermarsi, niente concerto a Milano. La notizia corre sul web e i fan la apprendono con profonda tristezza. Lady Gaga ha annullato il concerto di Milano e con esso anche tutte le tappe europee del Joanne World Tour. Il motivo? La fibromialgia, una malattia che diffonde dolore su tutto il corpo, soprattutto a livello muscolare, che può provocare astenia, insonnia, ansia e perfino portare alla depressione. Dopo aver cancellato l'appuntamento al Rock in Rio, ora, purtroppo, anche i fan italiani si accorgono a quelli brasiliani nel mandare il loro migliore augurio alla pop star americana, sperando di poterla rivederla presto nel 2018. Ma che cosa sta succedendo all'interprete di Poker Face, una delle sue hit che più hanno conquistato i fan? Proprio a proposito di questo lei, nonostante travestimenti stravaganti e studiati nei minimi dettagli, di questa faccia da poker, da bluff, non ha nulla, anche se le critiche ricevute a causa degli annullamenti dei concerti sostengono il contrario. Ma Gaga è sempre stata onesta e schietta con tutti riguardo ogni aspetto della sua salute fisica e mentale, dunque è normale il suo lunghissimo sfogo su Instagram, dove accanto a una foto meravigliosa in cui è in un momento di preghiera e contemplazione, spiega di come certi haters abbiano addirittura ipotizzato che il suo dramma fosse costruito ad arte, come le sue performance, per evitare di esibirsi in tour. Ecco le sue toccanti parole. Sono sempre stata sincera sul mio stato di salute, spiega con il cuore infranto la Lady americana più pop del momento e sottolinea, è complicato e difficile da spiegare, quando mi sentirò meglio vi racconterò la mia storia in dettaglio. Le cause di questa malattia sono molteplici e la sintomatologia può essere attenuata con farmaci antidolorifici e uno stile di vita adeguato. Prima di tutto, è importante il riposo, poiché pare che lo stress sia una delle cause principali della fibromialgia. Dunque ecco il motivo dello stop di Lady Gaga dai palcoscenici. Uso la parola sofferenza non per pietà o per richiamare attenzione, spiega la 31enne di New York, e mi dispiace che ci siano persone che possano pensare che stia facendo la vittima o che stia trovando un modo per non partecipare ai tour. Questo, davvero, è il dolore più grande per lei. Sono una combattente, e parlo di sofferenza perché questa malattia cronica mi impedisce di vivere una vita normale e di fare ciò che amo di più, esibirmi davanti ai miei fan. Lady Gaga tornerà presto, è una promessa. Dopo aver annullato anche il concerto di Milano, Lady Gaga aveva la necessità di comunicare direttamente con i suoi fan, spiegando, con il cuore tra le mani, il suo dispiacere e la sua profonda tristezza per il fatto di non poter continuare il Joanne World Tour. Si confida con i suoi fan, ce la metterò tutta per tornare il prima possibile, spiega Gaga, ma ora devo ascoltare i dottori in modo da tornare ancora più forte e poter esibirmi per voi per altri 60 anni. Nessuna perfetta illusione, ma una vera promessa. E i fan non aspettano altro che la onoria di rivedere presto la loro eccentrica beniamina in estasianti performance on stage.